Una città si racconta anche attraverso i suoi riti e le ricorrenze, vecchie e nuove. In qualunque periodo dell'anno voi torniate ad Orvieto, c'è sempre qualcosa che vi aspetta nelle strade, nelle chiese, nei locali, fra la gente. Ci sono mercati dell'artigianato e degustazioni enogastronomiche, rappresentazioni teatrali e incontri musicali e mille occasioni di dibattito e di incontro tra convegni e concorsi. Nel periodo maggio-giugno poi la città si ritrova negli incontri conviviali che di sera si svolgono nei chiostri di dimore storiche, dove vengono imbandite cene nel tipico stile medievale, dove giocolieri, musici, donne in costume offrono piatti di una cucina antica riproposta con tutte le sue curiosità e gli insoliti sapori. Queste serate delle cene medievali rientrano in quella serie di manifestazioni che precedono la festa del Corpus Domini e che servono a far rivivere ogni anno per alcuni giorni i fasti dei nobili e del popolo orvietano del XIII secolo, il secolo magico per Orvieto. Qui siamo al chiostro di Sant'Agostino, all'interno del presidio dell'aeronautica militare, e stiamo partecipando ad una di queste cene. Il gruppo Dancamus, unico nel suo genere nel comprensorio orvietano, sa allietare e divertire con il suo suono e canto cristallino di autentici brani musicali dell'epoca rigorosamente selezionati i tanti conviviali che, alla luce di torce e nei tempi sapientemente dilatati tra una portata e l'altra per lavarsi le mani con l'acqua odorosa e per ascoltare i lazzi e i grammelos dai giullari, chiudono il magico cerchio di Merlino nella illusione di rivivere nella gloriosa realtà orvietana di 8 secoli fa.